un impianto di depurazione che servirà un agglomerato per la potenzialità di 1.200 abitanti, costato 1,5 milioni di euro. È quello inaugurato, ma che era già in funzione ad Ambra, nel comune di Bucine, da Nuove Acque. Si tratta della conclusione di un progetto avviato nel 2019 con l'acquisto del terreno e completato nel marzo 2024. Prende gli scarichi fognari, quindi di tutto l'abitato di Ambra. Questo è stato un progetto che ha incluso anche un completamento della rete fognaria e l'impianto che è qui dietro le nostre spalle. Quindi i reflui fognari passano tramite una sezione che tecnicamente si chiama filtri percolatori su biodischi, fra l'altro un trattamento biologico, quindi completamente naturale, e poi per caduta vanno a finire sempre su un trattamento finale di, chiamiamola filtrazione, che è una risofiltrazione che depura completamente il reflu, che poi viene reso all'ambiente nelle condizioni utili e secondo i parametri che dice la normativa per poter essere recapitato direttamente nei fossi superficiali e poi quindi di nuovo al torrente. Questa è una attività difficile perché i livelli con i quali dobbiamo compensare l'utilizzo che è stato fatto dell'acqua sono molto stringenti della legge. Qua abbiamo veramente una tecnologia all'avanguardia, un lavoro costante fatto da tecnici che conoscono il territorio e che quindi sanno esattamente dove mettere le mani. Il contributo delle varie amministrazioni locali chiaramente è sempre fondamentale e questo ci ha consentito nel tempo di fare delle belle opere come quella che abbiamo inaugurato stamani mattina e quelle che abbiamo in programma anche nel futuro.